Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube. Come promesso, una volta a settimana risponderemo alle vostre domande, ma in questo periodo davvero tantissimi video stiamo facendo perché siamo addirittura d'arrivo dopo la promessa del 1 aprile 2020 che è saltata. Domani, 6 aprile 2020, dovrebbe uscire il documento ufficiale sul sito di sportesalute.eu. Finalmente in tantissimi avete scritto chiedendomi quali documenti mostrare, quali documenti preparare, come preparare questi documenti, l'autocertificazione è valida, devo aspettare i documenti ufficiali, il mio ente mi ha mandato questo documento. Si spera domani finalmente uscirà il documento ufficiale. Inoltre consiglio sempre che molto probabilmente sarà un click day, quindi di accelerare il prima possibile la preparazione dei documenti, a tal punto che consiglio anche di scannerizzare il proprio documento personale, che esistono tantissime applicazioni su smartphone Apple e Android che in maniera gratuita, tranne la fotocamera, potranno effettuare la scannerizzazione del vostro documento. Un'altra cosa molto importante, il ministro Spadafora ha dichiarato che molto probabilmente ci sarà un'altra iniezione su un giornale molto molto importante a livello nazionale, un'altra iniezione di liquidità, oltre 400 milioni di euro. Ovviamente vi consiglio di essere pronti, ovviamente questo non vuol dire che alle 5 del mattino già bisogna essere collegati sul sito di sportesalute.eu, ma bisogna farsi trovare preparati nel momento della presentazione della domanda. Inoltre volevo ringraziare con tutto il cuore da parte di ASI perché in meno di 24 ore più di 1000 persone hanno firmato la nostra petizione. Questo per noi è davvero molto molto importante perché vuol dire che credete realmente nelle nostre iniziative e ci seguite e ci sostenete. Un'altra cosa fondamentale, anche questa mattina ho ricevuto un documento che mi si chiedeva di firmare una petizione e mi si chiedeva dati molto personali e sensibili, nome, cognome, email, numeri di telefono. Un'altra cosa importante, le forme che girano su internet di compilazione, nome, cognome, email, numero di telefono, per ricevere il documento di Cura Italia, per ricevere il bonus di 600 euro del mese di marzo, assolutamente di non compilarli perché sono richieste non ufficiali. Inoltre ogni giorno stiamo facendo una diretta sia sui nostri canali Facebook che su YouTube, Instagram con messaggistica WhatsApp per delucidarvi e aiutarvi a capire un po' di più in questa giungla. Quindi il mio consiglio è di iscrivervi al canale YouTube, alla pagina Facebook ufficiale di ASI Danza, Danza Italia, e rimanere sempre aggiornati. Io sono Danilo Ravonic, presidente Danza Italia e responsabile nazionale del settore danza di ASI, enti promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Ciao a tutti!